Pace di Cristo. Sia ringraziato il Signore per quest'altra meravigliosa opportunità che ci dà di poter attingere alla sua santa e meravigliosa parola. Il titolo che vogliamo dare allo studio di questa sera è Una Chiesa sana nelle relazioni interpersonali. E il versetto biblico base è in Efesi 2,19 che io voglio leggere. E dice questo la Bibbia. Voi dunque non siete più forestieri, né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Io vorrei ripetere 100 volte questo versetto per memorizzarlo affinché resti scolpito, inciso nei nostri cuori. Infatti ci sta dicendo, Paolo scrive alla chiesa di Efeso, ma io credo che scriva a noi questa sera. E noi siamo grati al Signore per questa meravigliosa lettera di Paolo agli Efesini, ma che vale anche per noi. Cioè, voi non siete più forestieri, voi sapete c'è differenza tra un forestiere e uno che invece non lo è. Gloria al Signore. E poi dice, né ospiti, come dire, siete ospiti e poi comunque venite messi fuori, che l'ospite non è permanente, qualcosa non è permanente, ma concittadini dei santi, cioè di quelli passati assieme a noi. E la Chiesa ci dice in questo caso che è una nel tempo e nello spazio. La Chiesa a cui Paolo scriveva 2000 anni o solo, circa 2000 anni o solo, è la stessa chiesa di oggi, non è che è un'altra chiesa, la chiesa è una, anche se, come dire, 50 a Massara, 50 a Torino, 50 a Milano, 50, certo. Però è la chiesa, è nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, lo Spirito Santo, il Signore lo dona a chiunque glielo chiede, chiunque veramente vuole nascere di nuovo. Sia ringraziato il Signore per questo. Una breve introduzione la facciamo. E vedete, il Nuovo Testamento assegna diversi ruoli alla Chiesa. In primis potremmo dire, la Chiesa è una comunità che adora e che loda. Poi leggeremo anche il versetto biblico di Giovanni 4, 23 e 24. Ma vedete, questo è molto importante, una Chiesa che adora e che loda. Riuscite a immaginare una Chiesa che non adora e che non loda il Signore? Bene, io vi dico che molti anni or sono a Torino, vicino alla stazione Portanova, ero lì con un fratello e d'un tratto si sono riuniti 3-4 con una tromba che hanno suonato e c'è stato un seguito e poi loro si sono spostati per andare nel luogo dove si riuniscono ed erano quelli dell'esercito della salvezza e li abbiamo seguiti. Era lì vicino dalla stazione Portanova, forse abbiamo fatto 100 metri a piedi. Una volta siamo entrati lì, hanno aperto il servizio, sembrava un cimitero, nessuno che lo dava il Signore, neanche una mosca si poteva sentire. È un luogo morto quando non c'è lode, quando non c'è adorazione. Amen. Allora, noi vogliamo lodare il Signore per le cose che lo fai, adorarlo per quello che Lui è. Amen. Dio è spirito e i veri adoratori lo adorano in spirito e verità. E questo fatto che vi ho raccontato è stato nell'anno 1967, e vedete quanti anni sono passati, sono 50 anni, eppure non ho mai dimenticato questo episodio. Benedetto il Signore nostro Gesù Cristo. Bene, leggiamo Giovanni 4, 23, 24. Amen, il Signore se l'ho dato. Ma l'ora viene ed è già al presente che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perciò che anche il Padre domanda tali che l'adorino. Il Dio è spirito, perciò conviene che coloro che l'adorano, l'adorino in spirito e verità. Amen. Alleluia. Amen. Grazie a Dio. Quindi che significa che Dio è spirito? Noi lo dobbiamo adorare per quello che Lui è. Lui non è una statua cieca, o in altro potremmo dire un'opera d'arte che ha occhi e non vede, ha piedi e non cammina. Cioè, confideremmo noi in opere morte? La Bibbia dice, sono cieche quelle cose, non hanno lo spirito, non hanno la vita. E chi li fanno e li adorano sono allo stesso modo ciechi. Ma sia ringraziato il Signore che è Lui, non è merito nostro, Amen. Che è Lui che ha aperto a noi gli occhi e noi lo vogliamo adorare in spirito e verità per quello che è veramente il Signore è. Amen. Quindi la Chiesa di cui vediamo il Nuovo Testamento, abbiamo detto, alla Chiesa vengono assegnati alcuni ruoli, che è una comunità che adora e che loda, e anche una comunità in missione che insegna e proclama, ed è a questo proposito che vogliamo leggere in Matteo 28, 20. E fratello Peppe legge questa scrittura. Non l'hai preso?
Oppure c'hai... Io ho Atti 5.42. E leggi Atti 5.42, allora. Creato un versetto parallelo. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare Gesù Cristo. Quindi è una chiesa che insegna e proclama. Cioè la conoscenza che il Signore ha dato ai primi discepoli non è rimasta a Gerusalemme. Ma il Signore cosa ha detto? Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo, poi il resto voi lo sapete. Amen. A lui. Ma ha detto anche: non dipartitevi da Gerusalemme se prima non siete rivestiti della virtù dall'alto. E quando loro hanno ricevuto lo Spirito Santo, allora inizia questa opera missionaria, che diversamente non c'è forza, non c'è sapienza, non c'è nulla. Amen. Alleluia. E poi l'altro versetto di Matteo 28, 19, credo della De Valentina, poi legge e ci dimostra che è una comunità che fa discepoli. Legge questo versetto. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Questo è un versetto che, dove c'è un comandamento, e in Atti 2.38 vediamo l'adempimento di questo. Amen. Di questo meraviglioso versetto. E ovviamente qui ci vorrebbe una serata solo per questo, che il Signore voglia benedire tutti quanti noi questa sera e coloro che ascolteranno questo breve studio sulla Chiesa sana nelle relazioni interpersonali. Quindi vediamo che la Chiesa è una comunità che fa dei discepoli. È una comunità anche profetica che segnala ed evidenzia i mali sociali proteggendo il popolo di Dio. E leggiamo in Atti capitolo 4, la sorella Marisa, il versetto 19 e versetto 20. Il Signore sia lodato. Amen. Ma Pietro e Giovanni rispondendo loro dissero: giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Ringraziato sia il Signore. Alleluia. Ringraziato sia il Signore. Come dire, abbiamo ricevuto sapienza, non la teniamo per noi. Profezia, non la teniamo per noi. E noi vogliamo la condivisione, vogliamo far conoscere che c'è un Dio buono, che perdona, che salva. E che ovviamente non salva solo la Chiesa di Gerusalemme. Amen. Ma l'abbiamo mandato in tutto il mondo. Chiunque ha creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ma il ruolo che deve avere oggi, più che mai, è di essere una comunità che porta guarigione, proprio in virtù del fatto che è una chiesa sana in un mondo malato. Il mondo è malato, il mondo sta perendo. Amen. E se il Signore non fa qualcosa è finita, non ce n'è per nessuno. Ora il Signore vuole che ciascuno di noi diventi un intercessore. Se noi intercediamo, Lui è il pietoso, lento all'ira e di grande benignità, Lui concederà grazia al mondo intero. Dobbiamo pregare per i nostri parenti, per i nostri amici. Guardate che la morte è sempre a un passo. E io vi posso testimoniare che proprio ieri è morto un mio parente, si può dire coetaneo, che era un fratello per me, in cui era reciproco ovviamente questo benevolenza. E adesso è un obitorio, morto. Sembrava che dovesse rispondere a una domanda, perché era come noi lo conosciamo, è rimasto lì senza vita. E veramente fa riflettere questa cosa qua. Il diavolo vuole che certe cose magari non avvengano, o semmai avvengano, ma per deviarci, per depistarci. Il Signore invece ogni cosa che accade è per farci riflettere. Infatti dicevo a fratello Gerardo, adesso quando lui è arrivato, che il funerale che viene fatto quando muore qualcuno, quando l'ho fatto io quelle poche volte, non è mai dedicato alla persona che muore, ma a quelli che sono lì, per portarla alla riflessione, dire: vedete, è morto, adesso chi tocca? Poi siamo pronti noi ad aspettare questo giorno, che prima o poi arriva. C'è niente da fare. E il diavolo vorrebbe dissuaderci di servire il Signore, vorrebbe sfasciare la nostra vita, la nostra famiglia, ma si è sgridato nel nome di Gesù Cristo e si è innalzato il nostro Signore Gesù Cristo. Il mondo è malato, la Chiesa non è malata, perché il Signore l'ha guarita. E se c'è qualche problema, il Signore è il Dio vivente, non è una statua in cui la gente grida ma non può rispondere, non può dare nessun aiuto. Le parole del nostro Signore Gesù Cristo sono molto attuali, considerata la situazione del nostro tempo.
Ed io vorrei leggere, dalla sorella Nenze, penso che abbia questo versetto, in Luca 4, capitolo 4, versetto 18-19. Amen. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunziare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per proclamare l'anno accettevole del Signore. Quindi una chiesa sana in un mondo malato. Vuoi ripetere il versetto l'altro, quindi il versetto 19? Per proclamare l'anno accettevole del Signore. Del Signore, sia ringraziato il Signore. Amen. Ma nel versetto precedente diceva anche per guarire. Sì. Gloria al Signore per Gesù. Il recupero della vista ai ciechi. Per la liberazione dei prigionieri. Quando il Signore parla di dare la vista ai ciechi, non è necessariamente la vista fisica, anche quella è assicurata. Quando il Signore ha guarito un cieco, per esempio a Gerico, è chiaro che non è che c'era solo quello cieco da quelle parti, ce ne saranno degli altri, ma vedete, lui ha fatto questo miracolo, intanto perché quello ha gridato, Gesù di Nazareth, abbi pietà di me, e il Signore non si è fermato al richiamo, ma per dare un messaggio più grande, spirituale, dire che la gente se è cieca spiritualmente, io vi do la vista, io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre, sono per mezzo di me. Cioè ha voluto dire che non si tratta solo di vista dei nostri occhi, quella fisica, ma anche quella spirituale. E se ci vediamo è solo grazie al Signore. Amen. Che ci ha dato questa vista. Alleluia. Questa è la missione che dobbiamo compiere in ogni tempo e in ogni luogo, perché l'invito del Maestro è tuttora valido e dice questo in Matteo, lo ve lo leggo io: venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, ed io vi darò riposo. Sia ringraziato il Signore, veramente. Alleluia. L'anima nostra trova riposo soltanto nel Signore, in Dio solo. Vediamo un po' la Chiesa di Gerusalemme, come si come descritta in Atti 2, 42, 47, e poi diamo un breve commento. Credo che l'abbia un versetto tuo questo qua, no? Qualcuno ha preso Atti 2, 42, 47? Lo prendo io. Amen. Leggio Atti 2, 42, 47. Essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed erano tutti presi da timore, e molti prodigi e segni si facevano per mano degli apostoli. Or, tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano i poderi e i beni, e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio, e rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Grazie Signore, ha fatto la stessa cosa anche con noi, Signore. Amen. Ora ascoltate molto bene al breve commento su questa scrittura. La Chiesa di Gerusalemme non era perfetta. Uno può pensare perché era Gerusalemme era perfetta. Invece non era perfetta, ma credo che nessuna Chiesa è perfetta, se no il Signore ci avrebbe già rapito. Siamo ancora qua perché abbiamo bisogno di essere affinati, lucidati, eccetera. Alleluia. Ma la descrizione che abbiamo di essa ci fa pensare che aveva come caratteristica principale la comunione fraterna. E questo è molto bello. A loro mancavano molte cose che abbiamo noi oggi, ma avevano cose che a noi oggi mancano. E di esse sappiamo che erano perseveranti nel mettere in pratica la sana dottrina. Questa è la cosa di cui già lo sappiamo perché l'abbiamo appreso. Poi la comunione fraterna, questo è molto importante, che loro avevano molto bene, e io spero che l'abbiamo ancora noi, se non l'abbiamo dobbiamo raggiungerla. E poi nel celebrare la Santa Cena, nel pregare insieme è molto importante, benedetto il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Riguardo a quest'ultimo punto, Luca ci dice che si riunivano ogni giorno, state ad ascoltare, dividevano il cibo e le case con allegrezza e semplicità, imparavano a spogliarsi dei loro beni per il bene comune, lodavano il Signore quotidianamente
e temevano Dio. Queste cose facevano, le stiamo facendo ancora noi? Ecco, ci sono cose che loro avevano e che noi non abbiamo, ma ci sono cose che noi abbiamo e che loro non avevano in quel tempo. Benedetto il Signore. Per esempio non abbiamo la tecnologia, loro non ce l'avevano, però si riunivano ogni giorno nel nome del pane, nella preghiera, nell'adorazione. Quello stile di vita rendeva possibili molti miracoli, vedete i risultati, prodigi e meraviglie, per mezzo degli apostoli la Chiesa cresceva continuamente. Abbiamo bisogno di portare il nostro sguardo su quella Chiesa e imitarla, siete d'accordo? Amen. Imitarlo, perché l'amore ai fratelli, il rompere il pane, celebrare la Santa Cena, queste cose sono primarie. Preghiamo che il balsamo dello Spirito Santo che riempiva, dirigeva e governava quella chiesa sia sparso nelle nostre chiese, che il vaso di argilla che si ruppe davanti agli occhi di Geremia sia ricostruito dalle mani del buon vasaio. Noi sappiamo che è il buon vasaio. Amen. Amen. Per compiere la missione alla quale siamo stati chiamati, che nessuno dica, come disse Geremia, non c'è forse balsamo a Galat? Non c'è alcun medico? Noi sappiamo che la risposta è che c'è il balsamo, amen, che è lo Spirito Santo, amen, che c'è il vasaio, che c'è il medico, che è il nostro Signore Gesù Cristo, amen, è Lui. Vedete, ci sono molte cose che possiamo copiare dai profeti, ma proprio questa non dobbiamo copiarla, ha detto il Signore. Siamo una famiglia, possiamo dire amen? Amen. E leggiamo a questo proposito Galati 6:10. Penso che sei tu che c'hai. Io ho Geremia, ma tu l'hai letto. Ah vabbè, quella era scritta. Bene, leggiamo in Galati 6:10. Oppure, no, questo, che Efesi 2:19 l'abbiamo letto all'inizio. Galati 6:10. Benedetto è il nome del Signor nostro Gesù Cristo, degno di ogni lode. Trovate? Mentre dunque abbiamo tempo, facciamo bene a tutti, ma principalmente ai domestici della fede. Questo dice il Signore. No, solo questo. Solo questo. L'essere umano ha bisogno di relazioni affettive. Il Vangelo è relazione. Qualcuno ha preso Marco 12? Quello di che hai letto tu cos'era? Oppure ha lasciato, questo lo leggo io Marco 6:19. Dice questo, un attimo, scusate. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Ama il tuo prossimo come te stesso. Possiamo vedere che la vita cristiana non si sviluppa nella solitudine o nell'isolamento come fanno alcuni gruppi religiosi. Questo non è biblico. La vita cristiana si sviluppa nell'interazione con la famiglia della fede, l'amore per il prossimo. Lo si dimostra non solo a parole, ma con i fatti, attraverso l'interazione e con la famiglia di Dio. Nell'Epistola agli Efesini, l'Apostolo Paolo parla di una chiesa santa, non quasi santa, una chiesa santa. Egli non si riferiva solo alla chiesa di Efeso, ma a tutte le chiese che egli considera come la famiglia di Dio. È interessante notare come nelle epistole paoline, dopo il saluto e la presentazione, l'Apostolo dedica il primo spazio alla spiegazione di alcune dottrine, e chiarisce dei dubbi e corregge errori dottrinali, e nella sezione finale dà istruzioni pratiche per lo sviluppo della vita cristiana. Nella parte finale vediamo che Paolo saluta le persone come fossero la sua famiglia. Questo è veramente, veramente meraviglioso. Ora qualche altra cosa la vedremo ancora, ma se avete qualcosa da dire, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa a quello che abbiamo detto fino in questo momento, potete farlo liberamente. Siamo nella libertà, amen, nello spirito. Gloria al Signore nostro Gesù Cristo. Siamo una famiglia. E Paolo ne teneva veramente conto su questo. E noi quando io dico Paolo, intendiamo dire lo Spirito Santo attraverso Paolo, perché se no si crea qualche problema, qualcuno potrebbe dire, ma questo è il pensiero di Paolo, questo è il pensiero di Matteo, questo è il pensiero di Gesù, no, questo è il pensiero di Dio. Di Dio. Che
e attraverso i suoi servitori ha permesso questa scrittura e che è arrivata fino a noi, e noi siamo grati al Signore per questo. Avete qualche penso punto? Che questo si è perso nella chiesa di oggi, proprio questa unione che c'era una volta, perché ora veniamo in chiesa e poi andiamo a casa ognuno per i fatti nostri. E non è così, non era così una volta. Tutti una volta i giorni si erano tutti i giorni insieme, tutti i giorni. Va bene, io parlo da me per dire, io con il nuovo marito convertito non posso tanto stare prima di in chiesa. Io ho cercato un certo orario che devo andare. Non è quando tu hai che tu sei tutta la famiglia. Uniti. E ci rimaniamo tutti, abbiamo tutti un medesimo sentimento. Vedi che non si campa tanto bene, anzi io sono riuscita a campare. A me. Certo, certo. Perché non è facile, non è facile. Però vedi, questo perché che dice tu. Perché tu fino a un certo orario e poi tu non puoi ci mandare più, se no sai cosa fa, mangia da solo, poi ti dice parole magari, è tipo che tu mi hai sovrenato. Io veramente perché il Signore mi ha aiutato sempre e mi ha fatto vincere, mi fa vincere Lui, perché non avrei potuto vincere. Se io sarei stata un pochino molle, sarei rimasta a casa. Vede, sorella Marisa, il diavolo vorrebbe fare anche con le famiglie unite. Ma guarda che lo fa pure, ma guarda che lo fa pure con me. Sì, no, ma lo fa con tutti. Con tutti, perché lui no, quando lo riesce a mettere un separete, la marito e moglie, ora già le ha già in pugno. Ma se ce ne combina tante cose, che tipo a tu a vedere tutte queste cose che ti vanno storte a casa, tu cerca proprio di fartela pagare, non sa come fare. Bene, quando preghiamo? No, io ringrazio il Signore, veramente, come le stanno aiutando viva o nel bene o nel male, però sempre va pure che faccia così, Signore sembra dritta. Amen. Matteo 6:9-13 ce l'avrei, tu vuole? Ce l'ho io, pastore. Ah no, ce l'ha più, allora lo leggi prima. Allora, quando preghiamo, seguendo il modello del Signore Gesù Cristo, che lo vediamo in Matteo 6:9-13, lo legge il fratello Gerardo. Amen. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché tu hai il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Grazie a Dio per queste meravigliose e brillantissime. Posso dire una cosa? Parola. Amen. Sì. Vede, man mano che stavo leggendo mi vengono alcune cose a mente. Io a volte sai cosa dico al Signore. Signore, tu sai se Satana quando sta giocando verso le mie. Fermalo. Quando capisci che è una cosa troppo forte che io non posso, a volte non lo capisco. C'è quando lo capisco, c'è quando non lo capisco per dire. Signore, tu sai, se tu dici una parola, tu lo fermi a questo. Amen. Capito? Io che sono espulso io? Perché a volte neanche me ne accorgo. Me ne accorgo dopo che mi ha fregato. Il discorso, sorella Marisa, questa è l'esperienza personale. Quando la Bibbia parla dello scudo della fede, in effetti lo scudo è qualcosa di mobile. Non è che tu l'hai messo al muro o l'hai piantato al corpo, non lo puoi togliere come una corazza. Puoi spostarlo in alto, in basso, a destra e a manca. Ora, noi non sappiamo da dove verrà il dardo invocato, ma Dio lo sa. Ma Signore, tu sai. Allora sarà Lui, sarà il Signore a mettere il dardo, lo scudo contro quel dardo. Capisco che c'è. Perché torna indietro a colpire chi l'ha mandato. Capisco che certe tentazioni ci vogliono per noi stare svegli, perché a volte ci addormentiamo. Perché io capisco sia l'uno che l'altra cosa. Però a volte non so cosa mi succede, non riesco. Poi dopo lo capisco e poi mi arrabbio e non mi viene a nascere più. Quindi nella preghiera, quando seguiamo il modello del Signore Gesù Cristo che abbiamo appena letto, ci rivolgiamo a Lui come Padre. Infatti come comincia? Padre nostro che sei nei cieli. Dettaglio questo che implica una certa fiducia, perché sappiamo che non siamo soli. In altre parole, quella preghiera non è, perché i pagani cosa fanno? Anche loro pregano in questa maniera. Prendono il Padre Nostro biblico e fanno 10 Padre Nostri. Non serve a nulla. La filastrocca. Perché questa preghiera è un'attitudine di preghiera. Quando voi pregate, il Signore dice, fate in questa maniera. Cioè la cosa
lui ci ha inquadrato, ci ha dato uno schema come fare, ma le parole le possiamo usare noi, non è che dobbiamo necessariamente leggere meccanicamente. Perché ci dice Padre nostro che sei nei cieli? Perché le nostre preghiere vanno rivolte solo a Lui. E prima che gli diciamo dammi il pane quotidiano, dobbiamo santificare, lodare, glorificare il suo nome. Quindi quella è un'attitudine di preghiera. Non è un ripetere, anche il Signore, i pagani cercano di essere esauditi per la moltitudine delle loro preghiere. Ma il Signore non ci ha chiesto moltitudini in quel modo, in modo meccanico. Ma è come i bambini, cioè, il Signore ho bisogno di questo. Ma prima di chiedere, dobbiamo santificare il suo nome, innalzare il suo nome. E poi diciamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma guardate che c'è una condizione poi anche in quel Padre nostro. C'è quella della rimissione dei peccati. Se noi rimettiamo i peccati a chi ci ha offeso, anche il Signore rimetterà i nostri. Ma se noi non lo facciamo, il Signore non perdonerà neanche i nostri. Sia innalzato il nome del Signore. Questa è una cosa che magari spesso si trascura. E spesso si trascura, ma il Signore ci voglia perdonare per questo. L'Apostolo Paolo dice in Romani 8, 16 e 17, e Valentina forse. Romani, hai detto? Romani 8, 16 e 17. Possiamo parlare a Francesco. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figli di Dio, e se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Amen. Un altro versetto che vogliamo leggere è Romani 8,32, che sì, si collega con questo. Leggelo tu, sorella. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le altre cose con lui? E appunto, amen. Infatti siamo figli di Dio e di conseguenza eredi della vita eterna. Questo Paolo scrive in Romani, mentre... E nell'altro versetto Romani dice come egli, come figli, egli è disposto a darci tutte le cose. L'abbiamo letto in Romani 8:32. Il terzo punto è l'importanza delle relazioni interpersonali. Per riuscire ad avere buoni rapporti con la fratellanza, dobbiamo prima comprendere che oltre alle indicazioni della parola di Dio, i sociologi, psicologi e antropologi ci illuminano su alcune necessità basilari. Punto 1. Necessità fisiologiche. Tutti abbiamo bisogno di aria. Possiamo dire amen? Amen. Abbiamo bisogno di aria, giusto? No. Tutti abbiamo bisogno di acqua. Tutti abbiamo bisogno di alimenti, di una casa, vestiti, riposo. Non c'è nessuno che può dire io non ho bisogno di queste cose. È molto difficile essere pronti a svolgere qualsiasi tipo di cosa senza aver prima soddisfatto queste necessità. Certo. L'amore di Dio che abbiamo ricevuto deve farci impegnare ad aiutare e sostenere fino a dove è possibile la nostra famiglia in Cristo e a soddisfare queste necessità legittime. Questo è il punto numero uno. Vediamo quello numero due che riguarda un po' la protezione e sicurezza. Il Signore Dio che ci ha creato con bisogni fisici, psicologici e spirituali e anche provveduto per noi una famiglia spirituale che ci aiuterà a sentirci protetti e sicuri nella vita. Questo include il bisogno di ricevere un giusto trattamento. E poi vediamo al punto 3, abbiamo bisogno anche di amore, affetto e appartenenza. Lo scrittore del libro La vita con uno scopo, Rick Warren, dice, la pronuncia potrebbe non è giusta, dice che alle persone non importa quanta conoscenza possiamo avere, ma quanto siamo interessati a loro. Avete fatto una riflessione su questo? Agli altri non fanno tanta impressione i nostri titoli se non dimostriamo loro con i fatti il nostro amore cristiano e quanto sono importanti per noi. Insomma, noi dobbiamo guardare le persone come se loro avessero un cartello attaccato alle spalle o proprio davanti dove c'è scritto noi siamo, io sono una persona importante e noi dobbiamo valorizzare gli altri, non pensare che gli altri sono di serie B perché ne sanno qualcosina in meno di noi, assolutamente, anzi non deve avvenire questo, o perché sono gli ultimi venuti alla chiesa sono considerati più deboli, non è sbagliato fare questo, amate il Signore, alleluia, dobbiamo ritenere
che ogni anima è di un valore inestimabile davanti a Dio. Tutto l'oro del mondo, tutti i soldi del mondo, il mondo stesso a cui possiamo dare un valore, che se non è sufficiente ad acquistare una sola anima, ma Gesù Cristo da solo li ha comprati tutti, vedete, Signore, ho riscattati tutti. Punto 4. Autostima e apprezzamento altrui. Non puoi far sentire una persona importante se segretamente pensi che è un signor nessuno. Riflettiamo, fratello, sorella, perché è ipocrita una persona che avanta un altro, lo porta in cielo e poi alle spalle lo butta così a capo in giù a terra. Cioè, è sbagliatissimo questo. Dobbiamo capire che tutte le persone desiderano essere importanti e gli altri si sentiranno importanti quanto li comprendiamo e crediamo in loro. Molte persone non credono e non conoscono le loro potenzialità, non hanno neppure qualcuno che crede in loro, ma la maggioranza delle persone fa il possibile per vivere all'altezza della fiducia e delle aspettative che vengono riposte in loro. Sia veramente ringraziato il Signore per lo studio ancora di questa sera. C'è una piccola relazione finale che voglio farvi ed è questa: ogni persona ha bisogno di realizzarsi pienamente usando i doni e le abilità, applicandole alla propria vita privata, nella chiesa, nel lavoro e in qualsiasi luogo. Concludiamo questo studio. Per avere delle buone relazioni con gli altri fratelli dobbiamo capire quanto studiato fin qui. Così faremo nostro il comandamento del Signore, che dice questo: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza, ed amerai il tuo prossimo come te stesso. Impegnati a dimostrare che è l'amore il vincolo che ci unisce e ci aiuta ad avere buoni rapporti con tutti i fratelli e con tutti gli altri. Il grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo ci voglia veramente benedire, che le sue parole possano essere scolpite, incise nei nostri cuori per il nostro beneficio e per tutti quelli che ci stanno intorno. La pace di Cristo sia nei nostri cuori.